Eccoci qua con la partita di Progetto Kaya. Faccio una foto alla plancia delle tessere bonus del turno perché è un po' fuori inquadratura. Per mostrarti qual è la posizione del morto sugli obiettivi di fine round, cioè di fine partita, scusa, e quali sono i bonus in ognuno dei 6 round. Tocca a me, la prima cosa da fare in un turno è gli introiti. 1, 2, 3, 4. 3 e 2, 6, 3, 2, 5, scusa, e 1, perfetto. Visto che ho preso questa tessera qua e quella del primo round è connessa, direi che faccio una stazione commerciale qua. Spendo due e tre. Tocca l'automa. Queste sono le carte che avevamo visto durante la spiegazione delle regole, quindi lui aumenta nella quinta da sinistra, 1, 2, 3, 4, 5 e sale qua e fa 0 punti. Tocca a me. Ah, c'ho anche un giro di potere tra l'altro. Facciamo subito un centro di ricerca, quindi con 3 e 5. E prendo questa da 4 soldi ogni turno, così vado su anche qua. Visto che poi gli ad Salla sfruttano molto i soldi, i crediti. Automa costruisce a 2 di distanza. Ti mostro gli spareggi, c'è cioè sempre l'azione della carta fazione, qualora sia richiamata. Poi lo spareggio è la tabella delle tessere punteggio, sono queste due di fine turno, ma in questa partita non vengono utilizzate perché sono altre due, cioè sono altri tre i tipi che vengono coinvolti. Il pianeta che ti chiede il minor numero di passaggi di terraformazione, il pianeta più vicino ai tuoi e poi si seleziona per direzione. Quindi 2 di distanza, un pianeta che porti via meno formazione possibile, terraformazione possibile. Per questo c'è questa carta dove verde, giallo e grigio sono i pianeti che vengono colonizzati per primi. C'è questo, questo e questo che sono entrambi a 2 di distanza, quindi questi tre sono i papabili. Di questi tre si passa alla seconda condizione, a un'altra condizione di spareggio, che è i pianeti più vicini ai miei. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, costruisce qua. Visto che c'è l'obiettivo di fine turno dei satelliti, l'automa costruisce anche a gratis un satellite, ovviamente, quindi arriverà a farne una quantità smodata. E in più fa un punto. A proposito di punti, io non mi sono segnato i tre della stazione commerciale. Ne facciamo un'altra, anche se costa uno sproposito. Quindi sono 2 e 6. Tocca a me. Ne sono altri 3 punti. Tocca a lui. Ah, era una delle ultime, quindi scusa, era una delle ultime tre, quindi lui passa e prende quella in centro. Prende questa in centro, mette giù questa a destra e passa. Quando passa vanno riprese tutte quante le carte, se ne aggiunge una, si riforma il mazzo per il prossimo turno. Ricordati sempre di girare le ultime tre perpendicolari al resto del mazzo. Passando, fa 3 punti vittoria.
Tocca a me. Beh, con questi 4 punti vado su nella distanza, va, e prendo un cubo. E poi direi che potrei passare. Anzi, più che la distanza, vado su qua. Quindi restituisco il cubo, mi prendo due minerali, che è meglio. In ogni caso passo come prima, perché con 3 me ne servirebbero 4, non ce li ho, per terraformare e costruire qui. Quindi passo anch'io. Passando prendo 2 punti per ogni stazione commerciale, quindi ne prendo 2 e mi prendo questo per terraformare dopo. Primo turno andato. Secondo turno. Introiti, un micragnoso minerale, un altro là, quindi siamo a 2, 6 e 2, 8 e 4 della tessera, 12 punti, 12 soldi, che più 1 fa 13. Altri 2 di quelli là e 2 giri, 1 e 1, 2. E 2 di ricerca. Siccome aveva passato prima lui è il primo di turno. Primo di turno che fa l'azione speciale. L'azione speciale è costruire e lo spareggio è i pianeti più vicini ai miei. Quindi lui costruisce una colonia mineraria e la condizione di spareggio è indicata dalla carta. Entro 3 di distanza da un suo pianeta, in un pianeta il più vicino possibile ai miei. Quindi lui da qua fa 1, 2, 3, potrebbe arrivare a tutti quanti questi, il più vicino è questo. Quindi costruisce qua. Ok, e io prendo 2 punti vittoria, 1 punto vittoria per girare 2. Tocca a me. Allora, questo turno il bonus è salire sulle ricerche, però costruisco l'istituto planetario. Quindi l'istituto planetario sono 4 e 6. Così prendo questo come introiti nel prossimo turno e posso già scambiare tutte quante queste cose qua. Tocca a lui. Ah, mi sono dimenticato di una cosa, scusa. Lui faceva l'azione della razza, che è quella di costruire, ma in più anche mi occupava uno spazio azione al 4 da sinistra, 1, 2, 3, 4, e in più facevo 2 punti vittoria. Pardon. Avanza nella seconda da destra, 1, 2, sempre qui, che rompi palle e in più fa 2 punti. Tocca a me. Un punto per costruire, 2 per questa. Questa per risparmiare sul pianeta arancione e questo per arrivarci. Ok, lui costruisce a 2 di distanza. A 2 di distanza, sempre partendo, siccome non ci sono condizioni particolari, sempre dai pianeti che terraforma a meno. Quindi verde, giallo, grigio. Verde, verde, grigio, qua non ci arriva, giallo qua, questo è quello più vicino ai miei pianeti, quindi va qua. Perché questo verde qui è più lontano che non quel giallo là. Anzi, siccome questi due
farti vedere come funziona. Siccome questi due sono all'uguale distanza da questo, la direzione da nord, andando da nord, il più a nord è il giallo, quindi viene costruita là. Lui fa un altro satellite, potrei prendere due punti energia e girare tre poteri, ovviamente. Cioè spendo due punti vittoria e giro tre poteri. Tocca a me. Beh, con questi bei poteri ne prendo 4 e mi prendo 2 punti. Tocca a lui. Lui faceva un punto. Passa, prende quella in mezzo. Ecco qua il mazzo per il prossimo turno. Lui passa e prende 2 punti per la tessera bonus e tocca a me. Beh, ovviamente questi 4 li ho fatti per prendere una tecnologia, così vado su anche di 2 punti e avanzo nella ricerca. Tocca ancora a me, ma non è che possa fare tanto altro con queste poche risorse. Se non spendere 1, 2, 3, 4, ma tanto questo è gratis per fare un cubo, e direi basta. Quindi è finito il turno. Introiti del terzo, 2, anzi, aspetta, introiti del terzo, cosa prendo? Prendo questa. 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Soldi 3 e 4, 7 e 2, 9. E giro 2. Anzi, metto dentro 1 e giro 6. Quindi 5 e 6. Qua decidi tu se prima girare e dopo mettere dentro oppure prima acquisire un nuovo tondino e poi girare tutti quanti. Tocca a lui. Mi occupa il quarto da destra. Sì, beh, questi si ripristinano ovviamente. 1, 2, 3, 4. Occupa questo e fa un punto. Facciamo una bella cosa che sono 2 e 3, 1, 2 e 3. Lui sale di 5 da destra e fa 0 punti, 1, 2, 3, 4, 5, sale qua. Cosa faccio io? Beh, con questo cubo verde, 1 e 2 soldi, vado a 3 di distanza nel mio rosso qua. Lui upgrada. Una stazione commerciale in Istituto Planetario, se ci fosse, non essendoci una cosa nell'Istituto Planetario, una colonia in un istituto planetario, sempre più vicino a me, come spareggio, il più vicino è questo. Io posso, spendendo un punto, girare due. Ovviamente lui fa un punto. Guarda che bene. Con questi 4 vado qui. Ecco qua. Lui sale su quello più alto. Quello più alto è questo, quindi va qua. E fa 4 punti vittoria più 1 alla fine della partita più 1 di adesso.
Io invece cosa faccio? Prima che me li porti via, questi 5, chiudo questo, quindi ho due passaggi di terraformazione gratis, uno e due, e questo va qua. Lui non chiude e costruisce a 2 di distanza, prendendo anche 3 punti vittoria. A 2 di distanza, sempre giallo, verde, marrone, a 2 di distanza, questo qui. Perché la condizione è sempre prima quelli che costano meno come terraformazione. Tocca a me. Passo e prendo questo. Tocca a lui. Prendo l'azione di razza a 2 di distanza. Lo spareggio è minore dei miei, il più vicino. Il più vicino al verde qua. Questo lui è già 5 satelliti, maledetto. E poi l'ultima carta. Ah no, sì, che allora poi vabbè, questo lo copre, ma non mi interessa perché tanto sta giocando solo lui, però fa 2 punti vittoria. E l'ultima carta aumenta, fa 2 punti di vittoria e aumenta 2 da destra. Sempre questo, porca vacca. E ha finito. Qui prende quello di destra, restituisce questo e prende questo. E passando fa 2 punti. Quarto round, introiti 1, 2, 3, 4 minerali, 3, 6 e 6, 12 e 2, 14. 14, facciamo 7. E 7, 14 e 1, 2 e 3, 4 di quelle più ne giro 6, quindi giro questi 5 e 1, 6 e poi dopo aggiungo questo e tocca a me. Bisogna fare federazioni per il prossimo turno. Fare federazioni per il prossimo turno vuol dire, lì sono 2, 4, 5, bisogna che aumento. Lì devo costruire, quindi una prima una miniera. 1 e 2, usando questo, e colonizzo l'arancione. Ah, c'ho l'arancione anche e il bianco. Segnare il tipo di pianeti serve per punti del genere. Tocca a lui. Punti, ma delle bombe galattiche. 4, aspetta, questi non ci sono. 4 da sinistra. 1, 2, 3, 4. I soldi. Ok, io miglioro questa. Questo
poi fa l'azione di razza 3 di distanza più vicino possibile ai miei. Il verde, il giallo e il grigio. Quel grigio lì o quel verde là. Spareggio da. Cioè, allora, questo grigio ha 3 dei suoi, altrimenti questo grigio qui, questo giallo qua, questo verde qui. Lo spareggio il più vicino possibile ai miei. Tra questi e questo, anche questo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Questo è già escluso. E questo già escluso, quindi o questo giallo o quello grigio. Partendo da nord, quello grigio. Ah, c'era. Sì. Poi copre la terza da sinistra, 1, 2, 3 e fa 2 punti. Andiamo su qua che ne giro 3. L'ultima casetta fastidiosa sua la costruisce a 2 di distanza. 2 di distanza sono questi due qua. È più vicino a questo. Io faccio 3, 6, 9 per 3 punti, 9, 5, 14, ne ho 19, ne ho 19. Sì, 14 meno 19 fa 5. Questo me lo tengo. No, non ha senso, quindi solo 3, 3, 6, 5, 11. 8. Costruiamo questo. E prendiamo quattro giri e andiamo su qui. Anzi, invece che questa. Sì, perché mi serve la federazione, se ne prendo questa. Casette sono finite, quindi migliora l'istituto planetario questo. Posso, spendendo un punto, girare 2, 1, 2. Spendo questi 4 subito per questo. Lui faceva un punto, ne fa uno anche adesso e migliora una casetta in un stazione commerciale, sempre più vicino ai miei. Vabbè, più vicino a questo. E io posso ovviamente girare un potere. Quindi andiamo di Gaia. 3, 3, 6.
Anzi. Sì, andiamo di Gaia 336. Aumenta dove è più alto, dove è più alto è sempre l'arancione, mi toglie questo e non avanza e fa un punto. Uno di questi più 3, 1, 2, 3, più altri 3, 1, 2 e 3 e questo diventa questo. Non passa e va su di 2 a sinistra, questo qui e fa 2 punti. Non posso fare la fondazione perché non posso scartare questi per i cosi capperi. Quindi con soli 2 soldi credo che passerò. Passo e prendo questo. Tocca a lui l'ultima carta. Vabbè, passava. Lui passa. Prendeva quella in mezzo. Sai che non mi ricordo quale carta prendeva. Quello in mezzo, esatto. Mi pare. Vabbè, poco cambia. Fa 2 punti. Introiti. 10. 19 e 4, 23 più 2 fa 25, 15 e 10, 25. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 5. Metto dentro uno qua e ne giro 1 milione, quindi questi arrivano qua. Introiti sono finiti. Gaia, Project, terraformato. E tocca a me. Quindi andiamo subito, uno e due, a fare questo qua. E tutti questi sono qua. Aumenta una casetta, una colonia in una stazione sempre più vicina ai miei, partendo da sud. Questa o questa, viene prima questa. Questa si liberano. Uno di potere per girarne i due. Tocca a me. Ah, c'ho anche il pianeta verde adesso. Tocca a me, andiamo a fare 1, 2 e 1, 2, 3.
Il primo da sinistra fa un punto. Beh, fondiamo prima questa federazione qua. 2, 4, 5 e 2, 7. 1, 2, 3 il minimi. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. 5 punti della tessera del turno. Più. Qua prendo questa, più 6 e me ne da 2. Tocca a lui. Costruisce a 2 di distanza. 2 di distanza, non ci arriva questo marrone, ci arriva dappertutto. Gialle ce ne sono ancora. Verdi non ci arriva, quindi questo giallo qua o questo grigio qui. Partendo da sempre più vicini ai miei, questi qui, di questo qua. L'ennesimo satellite. Vabbè, la corsa ai satelliti l'ho persa. Faccio 6 miseri punti. Vabbè, tocca a me. Facciamo un'altra fondazione che è qua. Altra federazione, ovviamente qua metto questi perché sono qua vicini, per ricordare che fanno parte di questa, e faccio altri 5 punti e poi mi prendo questa, 8 punti con due poteri nell'uno. Tocca a lui, non gli ho dato questo punto qua. Mi porta via i cosi però, 4, 1, 2, 3, 4, 3 punti. Quella carta è fastidiosa da morire. Io giro 4, cioè uso questa per girare 4, che sono 3. Più 1, 4. Ancora che palle. 1, 2, 3. 3 punti. Questi quattro mi prendo due minerali. Lui avanza della terza qua. E fa 2 punti. 1, 2, 3, 4. E dove andiamo su? Andiamo su qua. Qua prendo un cubo. Costruisce una casetta a 2 di distanza e fa 3 punti. 1, 2, 3. È rimasto questo, che costa meno passaggi di terraformazione. Altri 4. Prendo un altro cubo verde. Anzi no, perché dopo volevo costruire come un dannato, quindi vado su qua. Prendo vediamo se passa. Va su qua. Allora, ne ho 3, me ne servono 3, quindi 3 per 3, 9, più 6, 15. Ne ho 20, faccio questa, ne rimangono 5, ecco, e prendo
questa che mi dà una ricerca per ogni pianeta. Io ho quattro colori, quindi prendo quattro ricerche, che vado a 5, e più vado su qua, prendo un altro cubetto. E lui, l'ultima carta, va su dove è più alto. Ma è che palle, oh! Ecco, non posso neanche prendere quello, e fa un punto anche. Fastidio. 1, 2, 3, 4. Andiamo su qua che prendiamo due cubetti, va. E in più giro 3. E poi con 5 soldi non credo di riuscire a fare. Beh, lui passa. Passa, prende questa qua a sinistra, mette giù questa, passa, fa 5 punti. Ecco, io stavo dicendo, non ho nient'altro da fare, quindi passo anch'io e prendo questo ovviamente. Passando con questo ne ho 1, 2, 3, quindi sono 6 punti. E lui ne fa 5 di fine round. Non mi ricordo se gliel'ho già dati, vabbè. Poco male. Introito dell'ultimo turno. 1, 2. Tutti questi si tolgono. Allora, 1, 2, 2, 4. Sono 20. 24 soldi più 5 fa 29, il massimo, poi ne avevi anche là, quindi 30 soldi, perfetto. Dopo li spendiamo tutti. Prendo questo qua e ho 4, 8, 8, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 11, perfetto, tutti quanti. Ottimissimus. Ottimissimus. Due, quattro, sei e uno, sette. Vai. Vai, automa. Facciamo l'ultimo turno. Sale tre, uno, due, tre. Uno, due, tre e cinque. Così poi per fine turno mi arrivano punti. Ho costruito questo, sono 5 punti. E che tessera prendiamo? Prendiamo questa. Un minerale e un cubetto. Un minerale, saliamo qua e un cubo. Adesso vedrai se non occupa proprio quella. No, sale dove è più alto è questo, quindi va qua e fa un punto. Prima che me lo porti via con questi quattro cubi verdi, io prendo questo, che vuol dire prendi una tessera. Anche di quelle speciali che puoi prendere, ma me le ha portate via lui, maledetto. E sali. Beh, prendo 7 punti vittoria.
No, ma non mi servono 7 punti vittoria. Sì, piuttosto che 4 che non ci sono. Perfetto. Toccalo bene. Lui costruisce, ma non ci sono più colonie minerali, quindi nell'ordine istituto fa una stazione commerciale. Una stazione commerciale. La stazione commerciale più vicina a me sono queste due qua, e partendo da sud questa. E io non giro poteri, che adesso spendo però. Quindi solo 4 per prenderne 2. Lui copre il 4, 1, 2, 3, 4 e fa 3 punti. Ne avrei 5. 1, 2, 3, 4. Vado su qua e giro 3. E lui va su qua, fa 2 punti. Essendo andato là, spendo un cubo. C'è una e una due per terraformare sul blu. 2 punti. No, non ha senso. Aspetta, prima di fare questo facciamo con 2, 3, 4 e andiamo a 2 di distanza. Migliora la stazione questa e adesso sì, però giro con 2 punti, 3 poteri, 1 e 2, 3. E io faccio 1 e 2 più 2 per costruire questa qua arrivandoci. E quindi prendo anche il pianeta blu come colore. Lui faceva 2 punti. E azione di colonizzare fino a 3 di distanza. Beh, ovviamente questo con un altro satellite, vabbè, arriva al massimo. No, al massimo no, però. Tre, sei, sette per prendere 3. Dai che passa, fantastico, lui ha finito, anche se fa 5 punti. E io con questi 4 vado su qua e prendo 2 cubi. Con 2 cubi uso questo, che sono 3 più 1 per ogni colore. Ne ho 1, 2, 3, 4, 5, perché non riesco a costruire un'altra parte. Mi mancherebbe giallo e bianco. In bianco servirebbero 2 più 1, 3. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Allora, me ne serve 1, 2, 3, 3 per 3, 9, più 2, 11, 10 e 1, 11 e costruisco questo qua. Così c'ho anche. Ma no, il bianco ce l'avevo già. Devo andare sul giallo. Vaffanculo. Vabbè, butto via un cubo e vado sul giallo. Così c'ho anche il giallo. Poi con questi due
Uso questi, sono 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 3, 9, 47, 56. Poi giro 4, 2, 4. Prendo un cubo, non riesco a salire, un'altra tecnologia, cazzo. No, però posso fare altri punti, quindi cubi 4 e 4, 8 e vado a 4 e sono altri due cubi verdi. Questi tre verdi li spendo per fare questo e scorro logicamente questo che vale di più, che è 8. 15, 56, 8, 64. Poi con 4 punti non è che posso fare miracoli e direi che finiamo qua. Quindi prendo 12 punti di questo. 64 e 12 fa 76. Ed è finita la partita. Allora, essendo finita la partita, adesso contiamo. Lui fa 4, 8, 12, 16. 76, 75, 91. Io faccio 4, 8, 12, 16, 20, 76, 96. Lui nella cosa di fine turno fa 18 di questo e 6 di questo, quindi fa 24. Io faccio 12, 6, 18. Quindi 18 e 24 sono 6 punti di distanza. 2, 4, 6. Cioè, non mi dire che vince per un punto. Santa patata lessa. Beh, a meno che io non mi sia dimenticato di fare questo, ha vinto lui di un punto. Se mi sono dimenticato di fare questo, poi controllerò e lo scrivo sulle note. Ho vinto io, in ogni caso io c'ho un altro punticino qua, almeno andiamo a pari, perché risorse non ne ho. Ecco, questo è quanto. Grazie per aver guardato questo video, alla prossima.